È stato presentato questa mattina nella Sala Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro il Natale Metropolitano, la serie di iniziative organizzate dalla città metropolitana per allietare le giornate di festa nelle aree omogenee del territorio. Alla conferenza stampa erano presenti il vice sindaco Carmelo Versace, il consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio e la dirigente di settore Giuseppina Attanasio. La città metropolitana presenta il Natale Metropolitano, una serie di iniziative realizzate con un accordo con le amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando che ha fatto la città metropolitana per ravvivare i nostri borghi, per ravvivare i nostri comuni metropolitani. Una serie di iniziative che vedranno coinvolti appunto diversi artisti del nostro territorio, artisti prevalentemente locali, perché la città metropolitana, così come è stato per l'estate metropolitana, vuole valorizzare primariamente gli artisti del nostro territorio, coloro i quali purtroppo sono stati fermi a causa di questa situazione pandemica per diverso tempo, ma che sono molto professionali e sono molto seri. E siccome crediamo nelle nostre associazioni, crediamo negli artisti, abbiamo investito solo quest'anno oltre 500.000 euro per le attività di spettacolo in tutta l'area metropolitana. Per cui siamo convinti del lavoro che abbiamo fatto, siamo felici anche del lavoro che abbiamo fatto. È stato molto faticoso ed è faticoso perché i funzionari sono ancora lì al settore che si stanno occupando appunto della predisposizione delle determine, di tutti gli atti propedeutici per arrivare a chiudere tutte l'iter amministrativo e burocratico che serve. Dobbiamo ancora definire tre comuni, il comune di Reggio Calabria e il comune di Palmi e Gioiosa, perché abbiamo pensato di coinvolgere due artisti di caratura nazionale e internazionale, ma ancora dobbiamo attendere qualche dettaglio in più. Ma toccheremo tutto il nostro territorio metropolitano con oltre 50 spettacoli che vedranno appunto esibirsi artisti locali, associazioni durante appunto questo periodo, speriamo, post-pandemico. Dico post-pandemico perché è chiaro che dobbiamo sempre mantenere un'allerta per quelle che sono appunto le condizioni del momento. Abbiamo voluto fortemente anche questo Natale investire in questo settore per noi molto strategico, un settore che è stato fortemente penalizzato dalla pandemia e non poteva non esserci l'attenzione della città metropolitana, non ci poteva non essere, soprattutto rispetto alla richiesta che viene dalle amministrazioni, dai 97 comuni della città metropolitana, e quindi da questo punto di vista noi siamo ben lieti ad aver accolto le istanze che sono venute dal territorio per supportare, sperando appunto di poter vivere dei momenti natalizi in totale spensieratezza. Ma vogliamo citare gli eventi più significativi alle porte? Ma gli eventi sono talmente tanti che rischierei di fare qualche gaffe e di dimenticarne qualcuno. Parliamo di eventi culturali, a eventi musicali come rappresentazioni teatrali, sono veramente tanti che rischierei appunto di dimenticarne qualcuno. Quello che è importante dire invece è che saranno itineranti per tutta la nostra città metropolitana.